posso andare a scuola, a casa ma noio. Sto perdendo, sto per, a casa ma noio, voglio andare a scuola, dimmi tu come mi devo comportare. Ma oggi perché? Per parlare con il signor Lando e con Rao. Riprende l'anno scolastico, ma per i vostri figli la situazione qual è? Sempre la stessa. Sempre la stessa, non è cambiata per niente. Manca di nuovo il trasporto come l'anno scorso. E vogliamo noi sia il trasporto che gli assistenti specializzati. Riguardo il trasporto, l'anno scorso mancava, ma quest'anno vi hanno dato delle speranze. No, completamente. E quindi come dovrete fare a portare i vostri figli a scuola? No, mia figlia non si presenta a scuola completamente. Mi hanno fatto la presa in giro l'anno scorso di presentare per il rimborso e non mi hanno dato neanche un centesimo. Questa è una vergogna tutta palermitana. Oggi, il primo giorno di scuola, i servizi nelle altre province, quindi Agrigento, Catania, Caltanissetta, Messina, sono partiti regolarmente e con le figure specializzate, quindi gli assistenti che da anni svolgono questo servizio, mentre invece qui a Palermo si sta praticamente verificando veramente la vergogna delle vergogne. La città metropolitana di Palermo, nell'ultimo bando per appunto erogare servizi, ha sostituito una parte del bacino su 163 operatori, praticamente 70 rimarranno fuori perché sostituiti da collaboratori scolastici. È un problema che si ripropone anche quest'anno, lo ripetiamo da anni, il problema dei collaboratori scolastici non può e non deve esistere, perché il collaboratore non può appunto affrontare un servizio così delicato. Il contratto collettivo nazionale del collaboratore, c'è solo una mansione di assistenza di base generica che non ha nulla a che fare con l'assistenza specializzata che da più di 20 anni viene appunto erogata attraverso questi servizi. Casa quest'anno punto e da capo, la seconda presa in giro. Allora dove andò a finire il diritto dei ragazzi disabili che devono andare a scuola? Solo parole, ma i fatti dove sono? E i 70 operatori con la qualifica a casa sostituiti dai collaboratori che non hanno specializzazione a casa? Ecco le cose che vogliono fare. Un pomeriggio molto movimentato oggi di protesta che ha portato a degli incontri alla città metropolitana. Abbiamo incontrato il segretario generale dottore Currao e abbiamo chiesto conto e ragione di quello che sta succedendo per quanto riguarda il trasporto per gli studenti disabili. Ci è stato detto che ci vuole ancora almeno una settimana per mettere in atto tutte le procedure burocratiche, e questo per noi comunque non è accettabile, perché la scuola è cominciata oggi, i ragazzi sono rimasti fuori, non hanno avuto il piacere di poter entrare a scuola con gli altri studenti, e aspettare diciamo ancora un'altra settimana significa privarli ancora del loro sacrosanto diritto allo studio. Quindi pretendiamo che queste procedure burocratiche si velocizzino. Per quanto riguarda l'assistenza igienico personale, la situazione invece è più complessa, perché la città metropolitana insiste col fatto che questo servizio lo debbano fare i collaboratori scolastici. Noi non accettiamo questa cosa, perché ai collaboratori scolastici non spetta fare questo servizio che deve essere fatto da personale specializzato. Peraltro Palermo è l'unica città dove sta avvenendo questa vergogna, quindi noi continueremo la nostra protesta a oltranza fino a quando non viene fatto quello che è previsto da legge, e cioè che questo servizio lo devono fare gli assistenti specializzati tutti, quindi devono rientrare i tagli e i collaboratori scolastici devono fare quello che gli spetta da contratto.